fa mi ha mandato un messaggio un caro amico che ci ha dato tanto mano per questa sera, mi ha detto come va, ho detto guarda ancora si deve finire di riempire la sala, e io insomma come tutti quelli che hanno contribuito per organizzare questa serata ci aspettavamo davvero tanti cittadini e tante persone, perché in queste settimane, in questi mesi abbiamo sentito tanti di voi e sappiamo quanto erano alte le aspettative, quindi grazie davvero perché la risposta c'è stata ed è stata bellissima. Come penso avrete cominciato a vedere, con questa associazione noi proviamo a rompere un po' gli schemi. Stasera vi potevamo presentarci qua con un bel tavolo di presidenza, con un bel direttivo, con un bello statuto, leggerlo insieme e chiedervi di aderire e magari fare un dibattito, interventi e sintesi. Ecco, noi ci siamo detti che quella politica che abbiamo fatto anche in quel modo per tanti anni, che è stata molto utile, che ci ha permesso di dare tanto a questa città, ecco, ci siamo sforzati almeno di provare un piccolo azzardo, di provare a fare qualche cosa di più, di provare a innescare qualche meccanismo diverso. E stasera, insomma, insieme proviamo a presentarvelo. Ecco, anche con questa voce. Partirà una serie di slide, di immagini, come vedete questo è ovviamente il nostro simbolo, la X per sesto, come capirete. Immagino che molti di voi, ecco, l'immagine di prima l'avranno riconosciuta, erano le lavoratrici e i lavoratori di Cavalli che qualche settimana fa, come sapete, hanno ricevuto questo terribile annuncio, questa difficile notizia da davvero riuscire a trovare delle parole non è facile. Eppure è strano, no? Se tutte le sere accendiamo il telegiornale, ci viene raccontato di quanto con il Jobs Act tutto dovrebbe andare alla grande, la ripresa dovrebbe essere alle porte, le cose dovrebbero andare bene. Beh, ecco, qualcuno potrebbe davvero dire che siamo dei gufi. Io penso che ci sia un gruppo di persone a sesto che ha ancora la sensibilità e la voglia di andare a ascoltare quei lavoratori e quelle lavoratrici, di dire che c'è tanto da fare ancora per difendere il diritto al lavoro a sesto.